Buongiorno, allora oggi ho intenzione di preparare il pesce spada all'arancia. Allora, adesso vi faccio vedere la preparazione. Allora, mi sono tagliata e pulita un bel trancio di pesce spada a pezzi, ho ricavato 4 pezzi, mi sono grattata la buccia di un'arancia non trattata. Adesso vado a marinare per un'ora il pesce spada con il succo d'arancia. Ho coperto completamente le fette di pesce spada con il succo d'arancia e con la buccia grattata, perché nella buccia ci sono tutti gli oli essenziali dell'arancia. E adesso faccio, come vi ho detto prima, macerare per un'oretta. È trascorsa un'ora, adesso vado a cucinare il pesce spada. Allora, ho messo in una padella ampia dell'olio extravergine d'oliva, ho acceso la fiamma al massimo. Adesso vado a mettere, un attimo, ecco qua, un attimo, vi faccio vedere, sono 4 fette. Sono anche questi. Adesso vado ad aggiungere dei capperi che ho sciacquato per bene, delle olive nere e tanto origano. Questo è l'origano che compro dal contadino. Ho aggiunto anche il succo di un'altra arancia. Vedete? Adesso, se si dovesse asciugare il fondo di cottura, come vedo che sta succedendo, vado a bagnare con un po' di acqua. Ecco qua. Metto poco sale perché i capperi e le olive sono ben saporiti. Al limite una bella spruzzata di pepe. Con la cottura non deve superare i 10 minuti, 5 minuti da una parte, 5 minuti dall'altra. Lascio asciugare altri 3 minuti e il piatto è pronto. Buon appetito!